Se non facciamo qualcosa, se non tiriamo un po' fuori le unghie, è anche per farci rispettare, perché non siamo né evasori e né untori. Siamo pronti a investire per tutelarci, perché noi pure lavoriamo e noi pure, cioè non è che siamo qui per ammalarci, anzi, però ci stiamo ammalando di altro. Abbiamo deciso di aderire perché dopo 14 mesi di chiusura forzata, e diciamo la scorsa chiusura era anche giustificata, nel senso quella totale, lockdown totale. Quella di oggi, visto che in giro c'è il mondo. Cioè, se tu mandi la municipale, certo, giustamente, la polizia, i carabinieri a controllare, che noi rispettiamo le regole, 2 metri di distanziamento, 2 metri di distanziamento. 20 persone, quello che ti pare, ok? Però fateci lavorare perché i ragazzi hanno bisogno di lavorare, perché da settembre ci hanno arrivata la cassa integrazione, noi abbiamo anticipato tutto e ora non ce la facciamo più. Queste ce le siamo fatti da solo. Ma comunque, le barriere, diciamo. Sì, ma comunque abbiamo speso tipo 1.000 euro, ci hanno chiesto una cifra astronomica, ma comunque noi, insomma, vedete che, non lo so, non credo che in una casa privata ci sia un tavolo da 4 persone. Se non facciamo qualcosa, se non tiriamo un po' fuori le unghie, è anche per farci rispettare, perché non siamo né evasori e né untori. Ieri abbiamo fatto questa manifestazione e ci dissociamo da chi ha, diciamo, ha fatto altro. La violenza non serve a niente. Perché noi siamo con la polizia, perché quando viene e ci controlla noi siamo ben felici. Però ieri era, diciamo, non era quello che doveva uscire fuori. È uscito fuori solo che abbiamo menato alle persone, Casa Pound, eccetera. In piazza comunque c'erano donne, bambini, persone di una certa età, anziane, quindi non erano proprio tutti delinquenti, anzi, tutta gente che lavorava, tutta gente che cerca di rilavorare. Non vogliamo che i nostri avventori, i nostri clienti, possa succedere qualcosa che possa dipendere da noi. Quindi noi settimanalmente, a spese nostre, facciamo tamponare tutti i nostri ragazzi, il personale e noi. Meno di negazionisti così, non so che altro dobbiamo fare. Siamo pronti a investire per tutelarci, perché noi pure lavoriamo e noi pure, cioè non è che siamo qui per ammalarci, anzi, però ci stiamo ammalando di altro.